Hi guys, bentornati nel canale di Chiari Lady Boss. Spero l'ultimo video sui supermercati americani vi sia piaciuto. Oggi invece vi parlo di marche di tendenza New York, quindi proveremo ad entrare, comunque a farvi vedere anche da fuori, negozi come Supreme, Bape, Keith, Flight Club, Off-White, Stadium Goods. E molti di questi negozi so per certo che non fanno filmare, quindi vedremo cosa riesco a fare. Sono quasi tutti concentrati a Soho. Vi mostro 7 negozi di tendenza a New York. Club, come avete visto, è un negozio che ha un'enorme selezione di scarpe. Saranno centinaia e centinaia, se non migliaia, di scarpe. Io sono entrata e ho chiesto di provare la scarpa da donna più costosa. Sono rimasti tutti un po' sconvolti perché è una richiesta che non viene fatta molto spesso. Mi hanno fatto vedere la scarpa più costosa, che avete visto anche voi nel video, che è di $45,000. Hanno una vasta selezione di Nike. Quella che mi piaceva di più è quella che ho provato, che avete visto, $1,200. Ci sono scarpe da $200, da $60, ma anche da $10,000. Quelle di Chanel costavano $9,000. C'era la scarpa che ha disegnato Serena Williams, ci sono un sacco di scarpe di Jordan e anche la selezione dell'Off-White. Sono due sale divise, tutto quel vetro che avete visto in mezzo ha scarpe costosissime, diciamo più o meno dai $600-700 ai appunto $45,000. Spesso mi vengono chiesti quali siano i negozi di tendenza a New York, soprattutto dai teenager. Quando faccio dei giri con le famiglie e ci sono di mezzo i teenager, diciamo 9 o 8 famiglie su 10 mi chiedono dove si trova appunto Supreme, Bape, Off-White e tutti gli altri negozi di tendenza a New York. E quindi ho deciso di raccontarveli e poi lo shopping lo farete voi quando venite a New York. Come avete visto, tutte le scarpe sono completamente plastificate, quindi tu non le puoi toccare, ma ti fanno toccare solamente le scarpe che poi provi, per una questione comunque di igiene e di pulizia. Come immaginavo, non mi hanno fatto filmare dentro, però posso dirvi che ogni sabato c'è una fila qua fuori. Come vedete, la fila inizia da qua. Dalle 11 di mattina escono i nuovi pezzi. Bape è una marca giapponese. Il prodotto che costa di più dentro il negozio, me l'hanno mostrato, è un orologio, un Rolex da $639, e l'unica cosa che mi hanno fatto mostrare è questa felpa di Barbie a $489. Il negozio è troppo esclusivo per permettere di fare video dentro. Mi sto dirigendo alla Supreme, ma so per certo che dentro non mi faranno filmare e che, come tutti i giorni, ci sarà una fila enorme.
nella location di Soho a Manhattan. Non molti sanno che poco più di un anno fa ha aperto un altro Supreme a Williamsburg, Brooklyn, e solitamente lì non c'è mai fila. Guys, record, mai visto Supreme senza fila, ma proprio mai in tutti questi anni, mai, mai, mai. Eccolo qua, siamo sulla Lafayette. Ah, ecco perché non c'è la fila, perché si sono temporaneamente spostati al 190 Bowery. Come avete visto, la Supreme ha cambiato location. Ho appena chiesto quanto tempo rimarranno in questa nuova location e mi hanno detto che saranno qua circa un anno. Alle mie spalle l'entrata e questa qua è la fila. Non si può assolutamente filmare dentro. Non capisco perché da Supreme assumino personale così scortese. Per me è un vizio. Sia in questa di Manhattan che in quella di Brooklyn, ogni volta che vado non ce n'è uno simpatico, uno gentile, uno col sorriso. Spiegatemelo. Sto andando verso Off-White, ma ha iniziato a piovere. Poco, ma non ho l'ombrello. Dietro di me, servizio fotografico a Soho. Siamo arrivati a Off-White. Dovrebbe essere il pezzo più costoso, questa giacca a $2000. Off-White è stato fondato da Virgil Abloh, che è un fashion designer americano, DJ imprenditore, che ha fondato nel 2013 Off-White quando è entrato nel mondo fashion dopo aver fatto un internship da Fendi insieme a Kanye West. Da marzo 2018 è il direttore creativo della collezione Uomo di Louis Vuitton e attualmente è l'amministratore delegato di Off-White, fondata a Milano. Sono arrivata da Nightclub 21, provo ad entrare e vedere se mi fanno fare i video. Nightclub alle mie spalle, anche qui hanno detto che non si poteva firmare, ho fatto solo un paio di clip e qualche foto che adesso vi farò vedere. È un po' la boutique lifestyle del negozio Nike, che fa un sacco di collaborazioni con brand diversi come Off-White, Givenchy. Hanno delle cose esclusive che non arrivano mai al negozio Nike e i pezzi che vendono hanno un costo più elevato rispetto ai prodotti che trovate al negozio Nike. Siamo arrivati all'ultimo negozio, che è Stadium Goods, e due porte dopo abbiamo Palace, che vi potrebbe interessare, un negozio di skater, scarpe e vestiti. Ok, ci sono scarpe da 5.300, 1.900, 4.000, 1.700, ma anche 6.250, 18.000. Allora, tutti questi pezzi Supreme hanno un costo da 5 a $20.000. Questa è la collezione Supreme per Vuitton. Cioè, ho appena tenuto in mano una scarpa da $50.000. Me la compra Caterina, ha detto. Yes. Praticamente qui hanno un inventario di 25.000 paia di scarpe. Il pezzo più costoso è appunto questa scarpa da $50.000. Hanno una collezione di Vuitton e Supreme e i pezzi vanno da 5.000 a $20.000. Allora, sono appena uscita da Stadium Goods, che è uno dei negozi di scarpe più famoso di New York, se non il più famoso. Sto per entrare nel Uber.
Hi. Hi, man. How are you? Good, how are you? Sono con Kate. Stiamo andando a un happy hour del Gothamist e spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ho portato in tutti questi negozi di super tendenza, costosi. Forse il pezzo più costoso di tutti è proprio stato questo di Stadium Goods. $50,000 per un paio di scarpe di Jordan. Voi avete scarpe di Jordan? Siete mai stati da Stadium Goods? Conoscete questi negozi che vi ho mostrato? Allora, fatemi anche sapere nei commenti quali sono le vostre scarpe o brand di vestiti preferiti e se volete altri tipi di video di questo genere sul canale. Per oggi è tutto da Chiari Lady Boss New York. Al prossimo vlog. Bye guys.